I Centenari riparte guardando al futuro, grazie alla fiducia degli imprenditori più bravi e longevi, coloro i quali hanno saputo durare nel tempo, rimanendo fedeli alla qualità che ha reso uniche le loro aziende. Al Circolo Savoia ha presentato il nuovo presidente, Ugo Cilento, che ha voluto riunire non soltanto rappresentanti delle istituzioni, ma anche delle imprese, delle professioni, del mondo della cultura e dell'editoria. E con la mia presidenza abbiamo deciso il direttivo di ampliare l'associazione da regionale e nazionale. Già ci sono forti pressioni, specialmente nel sud Italia, di aziende che vogliono entrare nella nostra famiglia e quindi ci possono essere delle grandi prospettive su tutto il territorio nazionale. Per noi è un motivo di grande gioia e soddisfazione portare un pezzo della Campania di eccellenza di qualità storica in tutto il territorio. Eccellenze che guardano oltre i propri confini territoriali con strumenti propri degli innovatori, che non perdono però mai il contatto diretto con le persone. Ugo Cilento e Biagio Orlando hanno presentato la serata dedicata ai centenari, durante la quale è stata anche mostrata la nuova targa di appartenenza. I centenari sono tutte imprese che hanno più di 100 anni di vita, hanno superato la prima, la seconda guerra mondiale, alcune hanno 200, 250 anni, però si sono sempre rivolte al futuro. Tra gli ospiti il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, e l'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Noi abbiamo la grande responsabilità di coniugare lo sviluppo del nostro territorio, guardando al futuro, sì, ma soprattutto essendo consapevoli ogni giorno delle nostre origini, delle nostre radici. E non l'ho detto certo io, il futuro è ancora antico. Ed oggi quindi festeggiamo la grande sfida e le grandi vittorie di questa associazione, che calano nella contemporaneità la tradizione, la arte del nostro territorio, quella artigianalità che ci rende numeri uno in tutto quanto il mondo.